Allora, è... mi dicono calmati. Di sì, è collegata sì, con noi qua. Con il videocitofono Elisa Isoardi, buongiorno! Buongiorno, ma che presentazione! Io sono al secondo caffè, intanto vi ho sentiti. Pensavo mi chiamasse per la manovra economica stamattina, non per la televisione. Ma se vuoi, parliamo anche di quello! No, Claudia. Possiamo fare tutto! No, grazie! Ciao ragazzi, no, invece, ma ciao, ma che bello! In super forma! Grazie Elisa, un abbraccio in forma mondiale. Allora, ti abbiamo vista l'ultima volta in una stanza d'albergo, oggi in un ambiente diciamo più domestico, sembra una cucina per il caffè. Beh, che meraviglia, fantastico. Esclusivo, anche questo è esclusivo, eh? Esclusivo. La cucina esclusivo, di Elisa Isoardi. Ma quelli sono incredibile. Anche incredibile. Ma quelli sopra che si vedono sono libri di cucina? Perché io adoro i libri di cucina, una specie di fetish. Libri di cucina in cucina. In cucina. Ecco. Attenzione, allora, Elisa Isoardi, questi sono cameraman. Tutti i libri di cucina. Ecco. Vedi, è il mio fetish. No, adesso non so dove sia, però no, là in mezzo c'è anche il mio di quando facevo la prova del cuoco, quindi tutti i cuochi che ho conosciuto nell'arco della mia carriera mi hanno regalato i libri e comunque cuciniamo sempre, se volete venire a casa mia a pranzo o a cena ci siamo e la cucina nella televisione entra a tardi ma entra e non se ne va più, a proposito di storia della televisione, continua ancora è vero. Diciamo che è un evergreen, è uno degli argomenti evergreen della televisione italiana, quindi evviva, probabilmente perché la cucina è convivio, la cucina comunque arriva a tutti, è semplice e riesce a parlare a livello trasversale, quindi forse vedi per che quello che quando centrato stiamo già volando altissimo, sì. Elisa, stiamo già volando perché televisione come convivio, cucina vero, come convivio. È vero. No, peraltro ha anche cambiato un po' questa la cucina in televisione ha anche cambiato la visione che noi abbiamo della cucina, per cui anche i ragazzini maschi hanno iniziato a desiderare di fare gli chef, di fare i cuochi. La cucina è diventata un'attività nobile, a dimostrazione che la televisione, nonostante tutti i concorrenti che la assediano, ha ancora un ruolo importantissimo nella società e nell'immaginario delle persone. Assolutamente sì, adesso cucina a parte, la televisione ha un ruolo importantissimo. Noi la vogliamo festeggiare col sorriso, però dobbiamo anche pensare al fatto che comunque la comunicazione è responsabilità, non per niente comunque una giornata istituita diciamo a livello mondiale quella della televisione e la responsabilità della comunicazione è qualcosa. C'è un dirigente Rai che mi dice sempre: guarda Elisa, calmati perché non stiamo facendo un'operazione a cuore aperto, quindi facciamo il lavoro più bello del mondo. Sì, questo è vero, dico, però è anche vero che comunque noi abbiamo la responsabilità di ciò che facciamo, quindi la nevrosi inizia quando il conduttore fa qualcosa che non vuol vedere e invece a me fortunatamente non è ancora mai capitato, ho sempre fatto programmi che mi piace guardare, mi piace fare e quindi questa dovrebbe essere la soluzione un po' per tutti, ecco, diciamo, con responsabilità. Giusto, sempre. Ma Elisa, un altro grande maestro della televisione, Enzo Biagi, diceva che la televisione è un compagno per tutte le persone che magari sono sole in casa. Lui diceva spesso degli anziani o delle persone che non stanno bene. A te è capitato nei tuoi programmi, insomma, nella tua esperienza di incontrare poi dei telespettatori, delle telespettatrici che ti hanno detto delle cose che ti hanno particolarmente colpito, commosso in questo senso? Ma la cosa che commuove sempre è il fatto che comunque quando cammini per strada ti danno del tu perché tu entri nelle loro case, no? E ci entri, ci sei, quindi fai compagnia. Noi adesso andiamo in onda la domenica e devo dire ancora di più perché la domenica è un giorno di solitudine per tanti. Allora è un giorno bellissimo per i ragazzi, è un giorno bellissimo per le famiglie. La domenica è il giorno delle famiglie, ma pensiamo a chi sta solo a casa, no? Quindi fantastico anche il fatto di poter entrare nelle case degli italiani la domenica e soprattutto di quelli che non hanno la possibilità di avere compagnia e quindi la portiamo noi la compagnia. Sì, sì, me lo dicono, questa è la più grande gioia che ho, che mi danno, nel senso che è proprio il fatto di essere con loro e da loro. Quindi siamo un po' i vicini di casa, siamo un po' quelli che veramente parlano al cuore della gente, tutti quanti, anche voi tenete compagnia adesso a quest'ora
Quindi sì, bisogna farlo con responsabilità, ripeto, quello di entrare nelle case degli italiani, no? Certo. Eh sì, è una staffetta. Giusto, una giusto. Staffetta. Un'ultima domanda, Elisa. Il programma preferito di sempre, che ti ricordi di quando eri bambina, ragazzina, di adesso, quello che vuoi? Allora, il programma che mi ricordo quando ero bimba, e vedi come poi la televisione entra a far parte della famiglia, perché se io ricordo quel programma, diciamo, risorge la mia nonna, nel senso che era Scommettiamo Che con Fabrizio Frizzi, e che poi mi ha tenuto a battesimo. Pensate, pensate che cosa vi sto raccontando. Era, penso, nel lontano 96-97, ero una bimba e con mia nonna facevamo i castelli di carta, di carte, scusate, guardando sì, Scommettiamo Che, scommettendo anche noi sul fatto che non crollasse quel castello. Quindi mi riporta veramente in montagna sì. Questo ricordo bellissimo con Milly Carlucci, e poi pochi anni dopo Fabrizio mi tiene a battesimo in televisione, quindi questo è un altro miracolo, questo è incredibile. Che favola bellissima! Però, è stupendo. Quella televisione, allora, lì, quella televisione era la televisione bella, si ricorda con piacere, ma di televisione bella ce n'è ancora, ricordiamo Ballando. Ecco, io non esco più il sabato perché lo guardo, perché da quando l'ho fatto, ma anche prima, comunque è ancora una televisione molto bella, è una televisione gentile, è una televisione che mette in campo i talenti e che fa ridere, sorridere, pensare, quindi evviva la Rai, che vi devo dire, ci tiene compagnia da anni. Assolutamente sì, e grazie anche per il ricordo di Fabrizio Frizzi, che è stato veramente un faro. Noi la lasciamo per la domenica, non prendete impegni, vorrei dirti che tutte le domeniche su Rai 2 con Elisa Esoardi alle 15, non perdetevelo perché è un altro bel pezzo di televisione che non può mancare nel vostro weekend. Ti abbracciamo fortissimo Elisa, grazie per essere stata con noi, Claudia. Viva la televisione! Ciao! Ciao, ragazzi, siete ciao Elisa. Era Elisa Esoardi.